Signora, sua polizza non copre uno di quei cazzo di virus che fanno nei laboratori della CIA? Ciucciatemelo! Ciucciatemelo. Io ogni notte faccio lo stesso sogno. Sogno che siamo nella terza guerra mondiale e le bombe atomiche cadono su New York e su Los Angeles. E una sta scendendo molto lentamente su Washington. E tutti i politici, i deputati, il presidente si affannano a correre nei corridoi segreti che li portano ai loro bunker, che credono a prova di bomba, ma loro non sanno che io e i miei amici abbiamo già sistemato una mezza dozzina di cariche nucleari, così quando loro sono dentro, chiudiamo la porta stagna. E io, Schwarzenegger, Charles Bronson, Lee Marvin, Van Damme, Michelle Pfeiffer, gli buttiamo delle bombe a mano nei condotti e li facciamo saltare in aria quei culi flaccidi. Li mandiamo all'inferno prima che abbiano il tempo di dire ciucciamelo, ciucciamelo. Sì. 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 Io ho delle fantasie di morte, sì. E questa è la più bella di tutte. Sto guidando la mia auto a 240 all'ora quando uno scontro frontale con un pullman stracarico di suore del cazzo che cantano, sì. Sono quelle di Sixth Act. Alleluia, alleluia. No. Un secondo prima dell'impatto io mi faccio una pera in mezzo alle dita dei piedi, una sega sull'ultimo numero di Transex succhia, e così mentre esplodo nel frontale io sto ridendo, sto sballando e sto venendo tutto insieme. E così almeno, forse, avrò finito di annoiarmi. Non mi romperanno più i coglioni con tutti quei loro «Oh, discutiamone, parliamone, la sei l'ultima cazzata su Demi Moore, chissà che cosa c'è stasera in TV, guardo che tricipiti lavorato sodo, ma fai in palestra, ma dai, ma giuro». Ho passato la cera sulla mia auto, ho passato la cera sugli sci, mi sono fatto la ceretta alle gambe e mi sono spalmato il cerone sul culo. Adoro i film di Robert De Niro, sono così reali. Io mi faccio fare un tatuaggio. Anch'io vado a farmi fare un tatuaggio. E me lo faccio fare sulle palpebre. E mi ci faccio scrivere ciucciamelo. Così sapranno già che cosa penso di loro. Io sono preoccupato per la recessione, io sono preoccupato per i bambini dell'Africa che soffrono, sono preoccupato per la finale di campionato, sono preoccupato per le macchie sul tappeto! Grazie a Dio non sono povero. Grazie a Dio non sono cieco, grazie a Dio non ho l'AIDS, grazie a Dio non sono frocio, grazie a Dio non sono negro. Ciucciamelo, ciucciamelo. Io voglio trovare
il più schifoso dei maiali, tutto ricoperto di fango e di merda. E poi gli alzo la codina ricciolata, gli ungo ben bene il culetto e tra! E così mentre quello grugnisce e urla di gioia, io mi faccio un pippotto di crack. Mentre Sally Field in completino sadomaso di pelle nera con cazzo artificiale incorporato, mi martella il cranio con un'enorme mazza da baseball. E questo è certamente più interessante che andare su una onda a 90 all'ora, è più interessante che gustare un Chivas dopo pranzo, è certamente più interessante che leggere sul Time il resoconto completo sul polipo al colon di Ronald Reagan. Ehi, voi. Sì, dico a voi. Lo sapete da chi discendo io? Io discendo dagli animali. E lo sapete perché cosa sono stati creati gli animali? Per fare quattro cose: mangiare, dormire, mordersi e fottere. Io sono stato progettato geneticamente come loro. Mangia, dormi, scopa, mordi. Mangia, dormi, scopa, mordi. Il resto è optional. L'altro giorno ero in autostrada pensando ai cazzi miei. Mi ferma una pattuglia e il poliziotto mi dice: «Ehi, ragazzo, sai dirmi a quanto andavi poco fa?» Io gli rispondo: «Perché non me lo dici tu mentre me lo ciucci, eh?» Poi sono andato all'ufficio di collocamento e c'era un'impiegata dietro il bancone che mangiava delle patatine da una confezione enorme e la salsina gli sbrodolava dal mento giù fino sul pancone e le continuava a intingere quelle fottute patatine in quella salsina di merda e poi mi dice: «Mi spiace, non sei adatto per questo lavoro.» «No», gli rispondo io, «mi dispiace, sei tu che non sei adatto a ciucciarmelo!» E poi ti incontro un invasato per strada che mi fa: «Lo sai la buona novella? Gesù ti ama!» E io gli rispondo: «Io Dio, guarda, l'ho già conosciuto, e te lo dico in confidenza. È un travestito cinese, alto 1,5 m, all'AIDS, e mi ha detto di dirti: ciucciamelo!» Voglio cambiare la mia vita. Io voglio cambiare radicalmente la mia vita. Io non mi farò più il bagno, non mi laverò più i denti, non mi pulirò più il culo. Voglio che la gente debba sentirmi prima ancora che vedermi. Devono scappare appena sentono che arrivo. E poi voglio mangiare. Sì, voglio mangiare come un maiale. Mi farò 5 torte al cioccolato al giorno, tutte ricoperte di panna montata e burro fuso. E poi voglio farmi. Sì, voglio farmi di prosa, di estasi, di cocaina, di eroina, di sciroppo per la tosse. Io devo sballare tanto che incontrandomi i più incalliti dei tossici debbano dire: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo!» Io voglio aggirarmi per i grandi magazzini e diventare un serial killer. Mi metterò un enorme congelatore giù nello scantinato che sarà sempre pieno di resti umani. Poi me li porto su, pezzettino a pezzettino, li ficco nel microonde e me li gusto. Mentre guardo l'ultima puntata di Quando